evening, when all my days were just due, I call my baby and ask her what should we do. I mention movies, but she don't seem to dig that. And then she asks me, why don't I come to her flat and have some supper and let the evening pass by. I dig a record beside a groovy hi-fi. I say, yeah, yeah. And that's what I say, yeah, yeah. My baby loves me, she gets me feeling so fine. The way she loves me, she makes me know that she's mine. And when she kisses, I feel the fire get hot. She never misses, she gives it all that she got. No need to ask me if everything is okay. I got my answer, the only thing I can say. I say, yeah, yeah. And that's what I say, yeah, yeah. Uh-huh. We'll play a melody and turn the lights down low so none can see. We gotta do that, we gotta do that. We gotta do that, we gotta do that. And there'll be no one else alive in all the world except for you and me. Yeah, 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 yeah. Oh, pretty baby, I never knew such a thrill. It's hard to tell you because I'm trembling still. But pretty baby, I want you all for my own. I'm even ready to leave those others alone. No need to ask me if everything is okay. I got my answer, the only thing I can say. I say yeah, I say yeah, yeah, I say yeah, yeah. Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati ancora una volta nel salotto di Frullato. Si parte per questa nuova avventura quotidiana qui su Prima Rete Lombardia, che ci vede insieme dalle ore 11 sino alle 14, naturalmente dando spazio dalle 12 alle 13 a Roberto Tagliani con Aperitivo in Musica. Fatevi un piccolo break su via, magari tutta mattina che state lavorando in casa, facendo varie cose, oppure potreste seguire anche il televisore in ufficio, non so, questo potrebbe anche essere possibile. Allora un break, un frullato, vi va l'idea? Insieme alla sottoscritta e anche un ospite che fra poco vi presenterà. Prima voglio salutare, come faccio sempre, il nostro sponsor, che è Spadaccini Arreda, che si trova a Niardo sulla strada statale 42, proprio nel cuore della Valle Camonica, dove ormai tante persone hanno deciso di fare tappa proprio perché c'è una grande esposizione di mobili per loro da visitare, dove poter scegliere prodotti tutti con un alto contenuto di servizio, estremamente flessibili, che si lasciano progettare con estrema duttilità. Insomma, ditte importanti che solo i rivenditori autorizzati possono commerciare, come Berloni per le cucine, T70 e Valentini per i soggiorni, salotti come Busnelli, Cinova, dai, andateci anche voi. Telefonate prima allo 0364 330203 e poi una passeggiata in Valle Camonica, fermatevi a Niardo sulla strada statale 42, vi aspetta Spadaccini Arreda. E nel nostro bel salotto quest'oggi ospitiamo Francesca Facchetti, buona giornata. Buongiorno. Addetta alle relazioni esterne della CA del Bosco, che meraviglia. CA del Bosco, beh, un'azienda che è nata non tantissimi anni fa per la verità, nel 1968 per l'esattezza, il fondatore Maurizio Zanella, che non a caso è anche uno dei nomi dei vini più noti di questa casa, un vino rosso. Certo, quindi oggi parleremo di vini, parleremo di Franciacorta, parleremo di commercio e chissà di quante altre cose ancora. E restate con noi perché veramente sarà interessante scoprire ancora una volta come la Franciacorta stia diventando una zona conosciuta ovunque per vari motivi e giustamente del resto. Francesca, lei di che segno zodiacale è? Sagittario. Sagittario, sì. Sai perché gliel'ho chiesto? Come mai? Perché adesso mandiamo in onda l'oroscopo. Ah, bene. Quindi anche l'oroscopo del Sagittario, così come di tutti gli altri segni dello zodiaco. La fortuna sarà dalla vostra parte, a patto che sappiate muovervi con astuzia e studiare le mosse da giocare sia al lavoro che negli affari. Toro, se non mettete in atto inutili difese, l'amore vi darà spontaneità e gioia. Nel lavoro cercate di star molto lontani da chi concepisce le responsabilità
in modo molto superficiale. Gemelli. Giove e Marte potrebbero dar spazio agli equivoci. Chiariteli al più presto e senza mezzi termini. Alcuni di voi si libereranno da una relazione di coppia ormai priva di amore. Cancro. Potrete concedervi vari momenti di svago, alimentando finalmente quella parte bambina che molti di voi hanno a lungo soffocato. Giove vi sostiene in iniziative di tipo economico. Leone. Potrete vivere un momento magico in cui vi sentirete in comunione con l'universo. Chi vi sta accanto riceverà ottimismo ed entusiasmo da voi. Vergine. Marte potrà crearvi dubbi e indecisioni. Sforzatevi di non sottovalutarvi, soprattutto con quelle persone che non meritano affatto il vostro interessamento. Bilancia. Giove e il Sole in buon aspetto tra loro stimoleranno le vostre capacità comunicative che vi avvantaggeranno soprattutto al lavoro. Alcuni di voi conquisteranno il ruolo di prestigio e di il cui aspiravano. Abbandonatevi ai piaceri dell'amore. Scorpione. Curiosità e desiderio di novità vi guideranno nelle vostre scelte originali, guidati da Venere congiunto a Plutone. L'intesa di coppia, soprattutto sul piano fisico, verrà nutrita da emozioni profonde e da una sottile complicità. Sagittario. Se vorrete ottenere molto di più dalla vostra attività, dovrete mettere da parte ogni forma di pigrizia e andare diritti alla meta. I più giovani di voi si decideranno finalmente ad applicarsi allo studio, chiarendo i dubbi con altri compagni. Capricorno. Alcuni di voi scombussoleranno la loro vita con un viaggio o conoscenza di una persona speciale. Acquario. Venere sarà in dissonanza con Urano, procurandovi un umore altamente male. Manifesterete il vostro desiderio di libertà soprattutto in famiglia, dove vorrete allontanare condizionamenti e soffocanti vincoli. Un dono vi Perché proprio questo nome? Perché all'inizio, quando la mano grazie naturalmente a Publimedia per la realizzazione dell'oroscopo. Ha sentito le previsioni per il suo segno zodiacale? Non male. Oggi ci prepariamo a fare una passeggiata in mezzo al bosco, perlomeno metaforicamente parlando. Cade il bosco, perché proprio questo nome? Perché all'inizio, quando la madre di Maurizio Zanella, appunto una trentina d'anni fa, acquistò questo podere in Franciacorta, si trattava null'altro che di un casolare con un bosco ceduo di castagni tutto intorno, che poi parzialmente è stato eliminato per dare spazio alla vigna. Ora naturalmente di boschi in Franciacorta non ne sono rimasti, però è comunque una zona molto bella, che vale la pena di vedere, di visitare. Sicuramente. È apprezzata anche per uno, produzione di vini, ma anche magari per prodotti alimentari. Adesso ci sono anche le terme, se non erro. Insomma, avremo modo di scendere nello specifico. Adesso però soffermiamoci un pochino a parlare di Cade il Bosco. Quindi un'azienda vitivinicola. Quindi? L'azienda impiega oggi 96 ettari di vigneto, che sono localizzati in 8 diversi comuni, villaggi della Franciacorta, rappresentano l'8% circa della superficie totale vitata disponibile attualmente in Franciacorta. E vinicola naturalmente perché produce con le proprie uve questi prodotti, queste 700.000 bottiglie annue. Quindi sono molte le persone che lavorano all'interno di questa azienda? Una cinquantina di persone. Caspita, ognuno con un suo ruolo ben preciso, con un suo compito, e ci sarà sicuramente chi è a contatto diretto poi, che si cura in particolar modo di queste viti e via dicendo. Deve essere un lavoro comunque affascinante, a contatto diretto con la natura. Lo è, senz'altro. Il vino è un mondo davvero interessante, un mondo in continua evoluzione. E finalmente il vino oggi è passato da alimento qual era 30-40 anni fa, a vero e proprio piacevole compagno del pasto.
Perché in tavola, insomma, una buona bottiglia di vino non dovrebbe mancare mai. Poi ci sono le persone astemie che non bevono per scelta o non lo so per quale altro motivo vino, però voglio dire, accompagnato a un piatto di un certo tipo, un vino ci sta sempre bene, o come accompagnamento di un piatto di un certo tipo. Ecco, lei ha portato delle bottiglie quest'oggi che sono qui in esposizione sul nostro tavolo. Che vini sono? Questi sono i Terre di Franciacorta bianco, i Terre di Franciacorta rosso e poi Franciacorta brut. Ecco, quali sono le caratteristiche dunque di questi vini? Beh, sono tre prodotti assai diversi, per esempio il Terre di Franciacorta bianco, quello con l'etichetta più chiara per intenderci. Quindi questo, il primo alla mia sinistra? E questo sì, con questa bottiglia col vetro ambrato, giallo ambrato. Sì. Ecco, questo è un vino fermo. Quindi alla mia destra, diciamo. Proprio così. È un vino fermo, un vino senza bollicine, è creato da un assemblaggio, una cuvée, un blend, chiamiamo così, di Chardonnay e Pinot Bianco. È un vino che si sposa benissimo a primi piatti, oppure, non so, a piatti di pesce, per esempio, perché non utilizzare il pesce del nostro Lago d'Iseo, che può essere veramente valido. L'altro invece è il Terre di Franciacorta rosso, e si tratta di un assemblaggio, una cuvée di Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot, Nebbiolo e Barbera. Quest'altro vino invece si sposa benissimo con i formaggi, anche i formaggi comuni, che sono spesso di grande qualità, piuttosto che con le carni. Ricordo che in Franciacorta abbiamo delle carni di grande qualità. Certo. Il nostro piatto tipico, non a caso, è proprio il manzo all'olio, tipico piatto rovatese. Buonissimo. E poi c'è la bottiglia centrale. Ecco, quello invece è il Franciacorta Brut. Quando parlo di Franciacorta mi riferisco a un vino a denominazione di origine controllata e garantita, un vino spumante, però questa parola è tanto brutta, quasi denigratoria per la qualità degli spumanti, dei metodi classici creati in Franciacorta, che preferirei non usarla, anzi invito anche voi a dimenticarla, perché questo è Franciacorta, non è più spumante. Quindi attenzione, l'abbiamo già ribadito in altre occasioni, che il vino Franciacorta così va chiamato e non più con l'appellativo di spumante, insomma. E questo è un vino sicuramente da avere in tavola nelle prossime festività. Senz'altro, anche se erroneamente il Franciacorta viene consumato solo in occasione di brindisi, di festeggiamenti, mentre in verità, soprattutto nelle tipologie Satin e Rosé, magari un pochino meno conosciute, sicuramente molto prestigiose, si tratta di un prodotto che può benissimo essere abbinato a una grande varietà di piatti, anche a carni. Certo, ecco, che cosa caratterizza dunque Cade del Bosco? Lei adesso ci ha portato queste tre bottiglie, sono tre vini particolari, e poi in che altra produzione avete? Noi produciamo altri 5 Franciacorta di OCG, quindi esiste un Bruit millesimato, un Dosazero millesimato, per capirci è un Pas d'Osé, quindi un Franciacorta senza aggiunta di sciroppo di dosaggio, assai secco e aggressivo quasi al gusto. Abbiamo quindi un Franciacorta Satin, dove manca totalmente il Pinot Nero e c'è una moderata pressione in bottiglia, molto gradevole soprattutto a tutto pasto. Abbiamo quindi un Franciacorta Rosé e un Franciacorta molto particolare, la produzione è purtroppo assai limitata. Si tratta di un Franciacorta, la cuvée Anna Maria Clementi, dedicata alla madre del nostro Maurizio Zanella. Abbiamo quindi altri tre vini fermi, che sono il Terre di Franciacorta bianco, Chardonnay, quindi Chardonnay al 100%. Abbiamo il Maurizio Zanella, un taglio bordolese di cui ho avuto già modo di accennare prima, e abbiamo un Pinero, quindi 100% Pinot Nero. Benissimo, questa è una presentazione così a carattere generale di questa azienda vitivinicola, oggi ospite e ben rappresentata da Francesca Facchetti qui nel Salotto di Frullato. Continueremo a parlarne naturalmente, ora però siamo pronti a dare la linea alla regia per la telepromozione Colmark. Colmark, un mondo di qualità.
Cari telespettatori, quest'oggi devo fare il bucato, ebbene sì, anche la sottoscritta deve lavare dei capi che hanno macchie particolari, sono capi bianchi, quindi che devo fare? E allora, ecco, mi affido alla candeggina profumata per il bucato e per la casa, 2 litri, naturalmente è un prodotto Colmark, così i miei capi potranno togliere tutte quelle macchie che, insomma, con un bucato semplice e normale non verrebbero sicuramente via. Quindi ci vuole l'intervento della candeggina Colmark. Poi ho dei capi da lavare a mano perché sono capi delicati, quindi ecco che scelgo questa scatola da 400 grammi di bucato a mano che rimuove lo sporco e le macchie più difficili conservando i colori nel tempo. Quindi questo detersivo marchio Colmark per il bucato a mano. Poi naturalmente ho dei capi da mettere in lavatrice, ho usato detersivo, ho usato insomma tutto quello che necessita. Alla fine, beh, li devo anche ammorbidire questi capi, perciò scelgo l'ammorbidente Eco Ricarica profumo di primavera da diluire, vale per 2 litri questo, sempre a marchio Colmark. E così potrò fare un bellissimo bucato e i miei capi torneranno di nuovo puliti, saranno profumati, freschi. Quanti sono i prodotti a marchio Colmark? Guardate, guardate l'esposizione, non soltanto prodotti per il bucato, ma olio d'oliva, spaghetti, penne, fusilli, e poi passiamo ai biscotti, ce n'è di tutti i tipi, con il cacao, con la panna, con la mela, i pomodori pelati, facciamo riferimento alla pasta prima, dobbiamo anche condirla, no? Una volta che l'abbiamo cotta, quindi ci sono i pomodori pelati a marchio Colmark, ci sono i cracker, ci sono i grissini, ci sono le fette biscottate, ci sono le bibite, c'è il miele, insomma io ho poi qui ho soltanto un assaggio dei vari prodotti a marchio Colmark, quello che vi suggerisco sempre è di andare nei supermercati, per mercati Colmark e vedere voi stessi la grande esposizione negli scaffali, insieme ai prodotti di altri marchi ci saranno anche quelli Colmark, proposti a prezzi ancora più convenienti, ancora più interessanti. Dunque, questo mi sembra insomma sufficiente per andare alla Colmark e se non lo fosse, andateci da soli e scoprite perché vale la pena ulteriormente andarci. Supermercati per mercati Colmark vi aspettano ovunque ormai. Un mondo di qualità. Due donne quest'oggi nel salotto di Frullato a parlare del vino, ma il vino insomma non è soltanto proprietà dell'uomo, anche le donne hanno i loro vini, i loro sapori, i loro gusti particolari ormai, no? Proprio così. Beh, è venuto un po' a cadere finalmente questo mito della donna che gradisce solo vini facili, possibilmente abboccati o dolci. Oggi le donne chiedono vini importanti, corposi, anche vini rossi. E perché no? Insomma, quando una, si diceva, mangia una carne cucinata in maniera particolare, è logico che abbia anche un bicchiere di vino rosso adatto al tipo di piatto che sta gustando. Per cui sono sempre le donne quindi che sono anche intenditrici, ci sono anche donne sommelier tra l'altro, no? Ve ne sono, sì, fortunatamente. Bene, scopriremo altre cose. Adesso la linea nuovamente alla regia per la telepromozione Crinex. Ormai sia tutto veramente molto chiaro. Questo che vedete di fianco a me è il grafico che vi mostra nero su bianco l'efficacia del risultato di Keratin Crinex, un trattamento quindi serio, un trattamento senza controindicazioni, assolutamente naturale e un trattamento che funziona. Del resto questo è il test efficace eseguito in laboratorio presso l'Istituto Ricerche Applicate, che non lascia più nessun dubbio a nessuno di voi. Dovete chiamare immediatamente. Le colonne blu del grafico dimostrano l'incredibile crescita dei vostri capelli nel momento in cui utilizzate Keratin Crinex. Non avete più nessun dubbio, non avete più nessuna scusante. Il problema capelli crea angoscia, crea ansia, lo sappiamo tutti, si vive malissimo e soprattutto le persone che lo vivono in prima persona sanno in che condizione vivono quotidianamente tutti i giorni dell'anno. E allora chiamate immediatamente, Keratin Crinex funziona veramente e non solo, è addirittura stato testato. Tutto il trattamento, le fiale ad alta concentrazione, lo shampoo, la lozione di mantenimento è composto dall'estratto vitale. Telefonate, non aspettate. A voi e solo a voi la soluzione del vostro problema. Ogni
ogni giorno che ritardate è un giorno che perdete per arrivare ai risultati. Kleenex funziona veramente, lo confermano tutti coloro che lo usano. Prenotatelo subito al numero in sovrimpressione. Constaterete la sua provata efficacia. E con risultati mai visti prima. Un trattamento efficace. Tante testimonianze le abbiamo lette, le abbiamo viste e sentite con i nostri occhi. Ormai non ci sono più dubbi. Keratin Kleenex funziona ed è efficace. Ha un test di efficacia realmente effettuato presso l'Istituto Ricerche Applicate. Ha una formulazione e una produzione fatta in conformità delle normative della Comunità Economica Europea, dell'Istituto di Igiene e Profilassi Svizzero. È completamente privo di controindicazioni, senza effetti collaterali o effetti secondari di sorta. È adatto agli uomini, alle donne, alle persone più anziane, alle persone più giovani, a chiunque vive il problema di una caduta e di una mancata ricrescita dei propri capelli. Quindi vive un problema angosciante, vive in uno stato di ansia. Bene, eliminiamo tutti questi problemi, eliminiamo e ricordiamocene solo come fosse lontano passato nel momento in cui utilizziamo da subito, senza rimandare, il trattamento Keratin Kleenex. Utilizzarlo è semplicissimo. Trovate in ciascuno dei puro da crine di cavallo la cheratina, il maggior componente dei nostri capelli. Pensate che ognuno dei nostri capelli è composto al 95% da questa incredibile proteina. E ancora, trovate sempre lo shampoo speciale, sempre al 5% di estratto cheratinico e la lozione di mantenimento. Il prezzo che vedete in sovraimpressione è per il trattamento completo, per tutti e tre i prodotti. Allora, non resta che a voi fare la mossa finale, quindi comporre questo numero di telefono, dare fiducia alla scienza, alla ricerca. Del resto, lo vedete, addirittura è uno dei pochissimi trattamenti che effettivamente è dimostrato che funziona. È dimostrato realmente nero su bianco. Tante sono le richieste, tutti chiamano ormai per avere Keratin Kleenex. Chiamate voi, chiamano i parrucchieri, chiamano i centri estetici, chiamano le farmacie. Tutti vogliono Keratin Kleenex, perché quando si trova un trattamento, un prodotto che funziona, tutti lo vogliono. E allora chiamate immediatamente anche voi, non perdete altro tempo. Bene, visto che quest'oggi nel salotto di Frullato, qui sul tavolo, il vino lo abbiamo, adesso non rimane che cucinare qualcosa, giusto? Certo. Perché bere vino e basta, insomma, non è il caso, soprattutto quest'ora si sente già un languorino, quindi è bene avere anche qualcosa da stuzzicare. Beh, un piatto vero e proprio oggi vi suggerirò di preparare e in ogni caso prima voglio ringraziare come sempre il ristorante pizzeria Cavour che si trova a Brescia in corso Cavour 56 con numero telefonico 030 24 00 900 dove io vi consiglio di andare una volta ogni tanto, è bene uscire e ogni giorno, vi sottolineo questo, ma d'accordo cucinare durante la settimana, ma qualche sera o nel weekend uscite, allora scegliete il ristorante pizzeria Cavour, corso Cavour 56 a Brescia. Perché? Perché potete mangiare delle pizze buonissime, fatte come si deve, cotte tra l'altro nel forno a legna, per cui insomma pizze che hanno un certo sapore. E poi se vi piace il pesce potete mangiare degli ottimi antipasti a base di cozze, vongole, insalate di mare con polipi, polpe di granchio, gamberetti, seppie. E i primi piatti? Allora, la scelta spazia tra spaghetti alle vongole, all'astice, ai frutti di mare, agli scampi, oppure un risotto sempre ai frutti di mare, ai gamberetti, agli asparagi, oppure i funghi, i quattro formaggi, ci sono poi penne, gnocchi, tagliatelle, lasagne, tortellini, insomma ce n'è veramente per tutti i gusti. Ma passiamo, io direi, ai secondi. Secondo i piatti, quindi la scelta tra carne o pesce, scaloppine, funghi, al limone, al vino bianco, costata di manzo, cotoletta, bracciola. Su ordinazione, una zuppa di pesce? Come sa preparare gli spaghetti questa signora? Altrettanto bene sa preparare la zuppa di pesce, o gli scampi, i gamberoni, le seppie, il pesce spada, le orate, il branzino ai ferri. Insomma, quella talvolta uscite e dunque prenotate il vostro tavolo al ristorante Pizzeria Cavour, corso Cavour 56 a Brescia, numero telefonico 030 24 00 900. E oggi sa che cosa prepariamo? Prepariamo un tortino di riso al forno. Interessante. Ecco, lei stia ben attenta perché poi dovrà naturalmente suggerire il vino adatto, magari tra quelli che abbiamo qui sul nostro tavolo. Io ho già un'idea di quale possa essere, però lo specificheremo dopo.
Adesso, care signore, prendete nota, o cari signori, se siete voi a darvi da fare in cucina, questi sono gli ingredienti per 4 persone. Tortino di riso al forno. 150 g di riso comune, 3 quarti di latte, 4 cucchiaiate di grana grattugiato, 100 g di fette di mortadella di Bologna tagliate a listarelle, noce moscata, 4 uova intere e sale. Per la tortiera, burro quanto basta, pan grattato quanto basta. Adesso siamo alla preparazione vera e propria. Lessate il riso nel latte salato al giusto, rimescolando spesso con un cucchiaio di legno finché il latte sarà tutto assorbito. Togliete dal fuoco, aggiungete il grana grattugiato e una bella grattata di noce moscata. Rimescolate e lasciate raffreddare. Per affrettare questa operazione mettete la casseruola in acqua fredda e mescolate di tanto in tanto perché non si formi la pellicina in superficie. Scaldate il forno a 200 gradi. Aggiungete al riso i tuorli delle uova, sbattendo con energia, quindi la mortadella e infine gli albumi montati a neve fermissima. Incorporateli rimescolando dall'alto in basso. Imburrate una tortiera di circa 22 cm di diametro e alta circa 3 dita. Passatela con pan grattato, versate il composto preparato e livellatelo. Infornate per una mezz'oretta abbondante finché il tortino sarà gonfio e dorato in superficie. Non dovrebbe essere male. No, interessante, decisamente. Per un piatto così, come dire, leggero ma non troppo, io abbinerei un terre di Franciacorta bianco, perché no? È attualmente distribuita l'annata 97, però sfatiamo questo mito dei bianchi che vanno consumati in estrema gioventù. Un buon vino, anche bianco, un vino di buona struttura, può essere mantenuto vari anni in cantina prima del consumo. Bene, quindi altra notizia da sottolineare, questa, il vino, anche il vino bianco può essere conservato. Certo. Perfetto, dunque buon vino bianco, Franciacorta da accompagnare al nostro menù che abbiamo preparato insieme, grazie ancora naturalmente al ristorante Pizzeria Cavour, Corso Cavour 56 Brescia, che ci ha offerto la ricetta. E continuiamo a parlare, questa è stata una buona annata, il 98 per i vini. Decisamente buona, sì. Partite magari non benissimo, queste piogge veramente esagerate hanno creato qualche problemino sanitario all'inizio della stagione, è arrivata poi la classica grandinata verso giugno, invece poi la stagione piuttosto siccitosa in agosto ci ha dato dalla fine di agosto in poi delle uve veramente sane, ben mature e soprattutto con rese per ettaro basse. Per fare il vino buono bisogna diminuire la resa per ettaro e puntare sulla qualità della materia prima. Quindi sono 2 anni consecutivi? Veramente sì, siamo alquanto soddisfatti perché a fronte di un 97 strepitoso abbiamo avuto un 98 veramente esaltante. Ecco, ogni tanto si sente parlare di rinascimento ecologico, rinascimento enologico, stiamo parlando di vini, quindi l'ecologia lasciamo da parte. Vabbè che potrebbe esserci anche un abbinamento. E in ogni caso, che cosa significa questo esattamente? Beh, quando si parla di rinascimento enologico italiano si parla generalmente di quel gruppo di validi, volonterosi, lungimiranti vignaioli, chiamiamoli così, toscani, piemontesi, ma anche lombardi, che hanno saputo dagli anni 60 in poi tentare di, come dire, rinnovare quella che era la produzione vitivinicola italiana, portando il vino italiano di qualità a livelli davvero molto interessanti. Certo, ecco, esistono peraltro delle guide enologiche ben aggiornate che analizzano i vini, li commentano, addirittura li premiano. Magari ci vuole suggerire dove trovare queste guide, come consultarle, quali vini vengono tenuti in considerazione, anche Cadelbosco penso che sia menzionata in queste guide. Beh, siamo particolarmente soddisfatti dei premi che
anche quest'anno le guide enologiche hanno voluto tributarci. Quando si parla di guide enologiche, scusate, fra le più diffuse e le più importanti, si cita sempre quella dei vini d'Italia del Gambero Rosso piuttosto che quella di Veronelli, editore in Bergamo. E queste guide hanno un seguito sempre maggiore, vengono in genere pubblicate intorno all'inizio di novembre, quindi recentissima pubblicazione anche quest'anno. E per quanto riguarda il Gambero Rosso, quest'anno abbiamo ricevuto l'Oscar massimo della qualità, ovvero i tre bicchieri, per due prodotti, che sono il Terre di Franciacorta Bianco Chardonnay 1996 e Franciacorta Cuvée Anna Maria Clementi 1991. Per quanto riguarda invece il Veronelli, ecco, Veronelli ha voluto premiare i nostri Terre di Franciacorta Bianco Chardonnay e Maurizio Zanella con il Sole, quindi il riconoscimento più importante e significativo attribuito non tanto alla bontà di quella singola annata, bensì più che altro alla costanza qualitativa che viene espressa dall'azienda in questo caso. Torniamo a parlare della Franciacorta in quanto zona propizia per la viticoltura. Ecco, quali sono le caratteristiche di questa zona? Beh, in Franciacorta il vino viene fatto sin dal Medioevo, per la maggior parte vini rossi, ma addirittura anche vini spumeggianti, vini mordacissimi venivano definiti. In Franciacorta però si comincia a parlare di produzione vinicola di alta qualità con gli anni 60 e ci sono una serie di elementi che hanno contribuito al successo di questa zona. Ad esempio il particolare tipo di suolo, un suolo morenico, il microclima franciacortino, che è una realtà, non è la solita fandonia per turisti, ma anche direi la volontà, la grinta e ripeto ancora una volta la lungimiranza dei produttori che hanno veramente saputo rivoluzionare quest'area, fare veramente qualcosa di importante. Oggi i successi cominciano ad arrivare. Bene, ecco, parliamo ancora di Cadelbosco e del mercato che voi avete, cioè quindi non soltanto italiano. Infatti la nostra azienda, come dicevo prima, produce circa 750.000 bottiglie l'anno attualmente, per il 70% sono commercializzate sul territorio nazionale e per il 30% sono destinate a paesi esteri, una ventina di paesi esteri attualmente. Ecco, ci faccia qualche nome di questi paesi esteri, perché siamo magari curiosi di sapere quale nazione sceglie il vino della Franciacorta piuttosto che un'altra. Beh, la cosa più incredibile è che addirittura la Francia, produttrice di queste bollicine strepitose, ama Cadelbosco, ovvero alcuni tra i più noti e prestigiosi ristoranti francesi hanno scelto spesso come unica bollicina extra Francia proprio la nostra marca. A parte questo discorso, Cadelbosco è presente in vari paesi europei, molto significativa la presenza in Germania, in Svizzera, in Austria, ma anche in Scandinavia. Si sta aprendo appunto questo monopolio, per cui c'è spazio per il vino di qualità anche lassù. E direi sta andando molto molto bene tutto l'Estremo Oriente, Giappone in testa. I giapponesi sono veramente dei bon vivant, come si dice, amano veramente il vino italiano di qualità, così come la gastronomia italiana sta conoscendo un momento di grande successo in Giappone. E lei ama il vino? Io amo il vino. Sì? E qual è il vino che preferisce? Beh, questa è una domanda imbarazzante. Beh, perché però... si dice che non bisognerebbe mai dire preferisco questo o quest'altro, perché quando si parla di qualità tutto deve essere capito, apprezzato, valutato. Personalmente amo molto le bollicine. Ama molto le bollicine, sì. Dunque. E lei che si occupa di relazioni esterne, quindi presumo sarà sempre a contatto con molti tipi di persone. Come riesce a captare qual è il gusto di ogni singolo individuo con cui magari ha modo di comunicare? In fatto di vini, ovviamente. Ma io lascio la massima, come dire, libertà, apprezzo molto l'entusiasmo di chi si avvicina al vino e non mi piace incanalarlo, ecco, mi piace che salti, come dire, salti all'occhio questo amore per il prodotto, poi che si diriga verso un prodotto piuttosto che un altro, a quel punto non è importante, l'importante è che ci sia amore e entusiasmo verso il vino. Bene, lasciamo ancora la nostra ospite seduta qui nel nostro salotto, adesso la linea torna alla regia, un'altra telepromozione da proporre, Body System, e poi ritorneremo, continueremo la nostra chiacchierata sui vini, anche le donne sanno apprezzare il buon vino. (Ride)
Signore e signori, la M3 System, il vostro telenegozio di fiducia, è orgogliosa di presentarvi... Un ciao a tutti da Mirko della M3 System, anche oggi in casa vostra. Ma se la camera mi resta ferma, per piacere, vorrei farvi vedere che sulla nostra macchina abbiamo la possibilità di regolare. Guardate le onde come calano, la forza delle bollicine come cala. Questa macchina è professionale, ha anche la possibilità di regolare l'intensità. Guardate, stiamo aumentando piano piano la forza di massaggio di queste bollicine. Perché, signore, non tutte o non tutti, l'idromassaggio è indicato per le donne, per gli uomini, per i bambini, per le persone anziane. Non tutti abbiamo bisogno della stessa intensità di massaggio, non tutti abbiamo la stessa pelle. Ci sono purtroppo anche degli uomini o delle donne che hanno le vene varicose, hanno bisogno di regolare questa intensità di massaggio, e noi col modello Body System, da non confondersi con altre offerte economiche, stiamo parlando di una macchina che ha tutte le regolazioni, di una macchina che viene venduta normalmente sulle 400-500 mila lire, noi oggi la diamo a 299 mila, completa di IVA, ci sono solo 35 mila di contributi e spese. Ma attenzione, noi oggi vogliamo fare qualcosa che è impossibile, nessuno ci può imitare, noi facciamo la lepre, gli altri fanno le tartarughe, sono vecchi di 15 anni, hanno mentalità vecchia, noi siamo le novità, noi vogliamo presentare solamente cose professionali e serie. Non siamo rimasti a Jurassic Park, noi siamo la novità. Allora seguiteci alle prime 50 persone, sì, anche a quelli che hanno già telefonato, ho capito, anche a tutti quelli che hanno già telefonato, diamo tre omaggi, compresi nel prezzo, solo loro del valore di oltre 200.000 lire. Se la camera mi segue, primo accessorio compreso nel prezzo, il pediluvio. Vi dà la possibilità di fare il pediluvio a casa vostra, dopo una giornata di lavoro, dopo essere stati in fiera, dopo essere stati a fare una passeggiata, quando le gambe sono stanche. Ma un pediluvio, non dicendovi staccate un pezzo dalla pedana, no, un pediluvio professionale, studiato appositamente, con tutte le semisfere per poter fare un massaggio plantare, con tutti i fori che vi inondano il polpaccio e il piede dell'idromassaggio, dell'aria ozonizzata. E tutto questo anche grazie al suo contenitore, che noi vi diamo corredato nel prezzo. Non ve lo facciamo vedere e poi vi diciamo no, non c'era, no, questo è corredato. Guardate l'altezza che ha solamente questo contenitore, quanta possibilità di massaggio abbiamo. Non vi diciamo usate la catinella dei panni o usate quello che volete, ci mettete 3 cm d'acqua se no viene fuori. Parliamo di serietà, parliamo di attrezzatura tutta professionale, parliamo di attrezzatura tutta predisposta per la professionalità. Secondo accessorio omaggio compreso nel prezzo, vi diamo la coppa per viso e seno. Questa serve per rassodare il seno, serve per fare il lifting, per fare il rassodamento del doppio mento, per curare l'acne nel viso. Stiamo parlando di un accessorio anche lui dal valore superiore alle 50.000 lire. Terzo accessorio e non ultimo, la lancia subacchea. Questa ci serve per localizzare, per concentrare in un punto solo tutta la forza dell'idromassaggio, perché non tutti abbiamo dei chili da perdere a tutte le parti o dei rilassamenti o delle zone ben precise. Con questo possiamo localizzare, grazie a questa lancia, localizzare tutta la potenza in un punto solo. Il tutto corredato anche del suo tubo, professionale anche lui. Un'altra cosa che vorrei fare vedere, il nostro tappetino. Non abbiamo bisogno di chiamare il muratore, non abbiamo bisogno di spaccare il bagno. Signori, grazie a questo tappetino, che è una grande invenzione tecnologica, noi riusciamo ad adattare il nostro idromassaggio a tutte le vasche, che sia grande, che sia piccola, che sia la vasca a sedere. Grazie alle sue ventose si adatta a tutti. Possiamo metterlo così nella vasca, metterci a sedere nel mezzo e fare solamente un idromassaggio concentrato nella zona glutei. Possiamo mettercelo intorno al girovita, possiamo mettercelo intorno alle cosce. Stiamo parlando di una pedana completamente universale e adattabile, e vi arriva già completa, non c'è bisogno di montare, stiamo parlando di attrezzature tutte professionali, il tutto già completo, arriva a casa vostra, 5 minuti, lo sballate, lo potete provare, perché noi vi diciamo soddisfatti o rimborsati, non vuole dire lo guardi, se ti piace lo tieni, se no me lo dai indietro. No, soddisfatti o rimborsati vuole dire lo prendi, lo apri, lo metti a casa tua, nella tua vasca, e
lo puoi usare, usalo per 6-7 giorni. Se non sei contento, a norma di legge, leggi dietro il documento di accompagnamento che c'è scritto il tutto, ce lo puoi restituire, perché noi siamo sicuri che un idromassaggio così professionale voi non l'avete mai provato. Siamo sicuri che basta che lo facciate una volta e non ne potrete fare a meno. Stiamo parlando del body system professionale. Guardate la nostra Cristina, guardate queste immagini. Cristina, se ti puoi gentilmente girare, guardiamo a casa nostra, nella nostra vasca, nella nostra intimità, quando vogliamo, quando abbiamo tempo. Chi di voi si può permettere di abbandonare il moglie, marito, figli e tutto per andare a fare un ciclo di idromassaggi? Signori, un ciclo di idromassaggi lo sapete quanto costa? Minimo sono 20-30 sedute a 30.000 lire l'uno. Spendete 500.000 lire e alla fine non avete niente. Mentre con il modello Body System, se approfittate di questo promozionale fatto dalle aziende del gruppo Lavoros, a 299.000 lo potete avere direttamente a casa vostra, lo potete fare voi, vostro marito, i figli, i suoceri, la mamma, tutta la famiglia, e tutti al prezzo di 299.000. Lo potete fare quest'anno, lo potete fare quest'altro anno, lo potete fare quando volete. Ma quando venite a casa, a parte il discorso del dimagrimento, della pelle, ma quando venite a casa da lavorare, che avete dei problemi, il capo ufficio ha rotto l'anima, ci sono le cambiali da pagare, c'è questo, il parcheggio, io vi dico, provate a fare 10 minuti di idromassaggio e poi andare a letto. Sentirete quale rilassatezza, quale spostatezza vi dà l'idromassaggio. E sono sicuro che provate una volta sola e non ne potete più fare a meno. E il tutto già compreso nelle 299.000 lire. Io penso che più di così la grande azienda Lavoros non potesse fare. Io vi dico, approfittate, perché stanno già telefonando moltissime persone, mi stanno dicendo che ci sono le ultime 10 telefonate che dobbiamo prendere per poter dare l'idromassaggio così completo a 299.000 con anche i 3 accessori omaggio che solo loro costano oltre le 200.000 lire. Un'altra cosa qui tengo, perché le signore giustamente dicono, ma siamo in bagno, ma ci sono dei problemi. Parliamo sempre di macchine con tutti i marchi di sicurezza, tra cui c'è anche l'IMQ, e l'abbiamo sempre qua di fianco alla nostra macchina, marchio di qualità e di sicurezza italiano. Nel tubo non passa assolutamente nessun filo di corrente, nessun contatto del tubo della corrente con l'acqua. Qui passa solamente aria e aria riscaldata. Se voi lo toccate, questo tubo dopo un po' scotta, perché l'aria è riscaldata, in modo da tenere in temperatura massima l'acqua dove noi stiamo facendo l'idromassaggio. Ma guardiamo queste mille bolle come lavorano automaticamente sui glutei della nostra amica Cristina, sui fianchi, sull'interno cosce. Ma quante di voi hanno il chilo in più, i 2 chili in più, i 10 chili in più? Provate a fare l'idromassaggio e mi ringrazierete. Quest'estate, quando andate in spiaggia, perché ormai è ora di mettersi il costume, mi ringrazierete, perché vedrete realmente gli uomini che si girano a guardarvi, e voi ringrazierete la Body System, l'unico idromassaggio professionale a questo prezzo che possiamo oggi offrirvi. Io vi ho fatto vedere prima solamente un attimo, se la camera mi segue benissimo, così in campo largo, allarga per piacere. Allora io vorrei che ci confondessimo, siccome che abbiamo visto che qualcheduno ci sta imitando. Noi non abbiamo fondi di magazzino, non vi vendiamo macchine che si producevano 15 anni fa, che addirittura noi, la nostra più bassa, al limite al timer, non ha neanche il timer, hanno proprio l'interruttore da accendere e spegnere. Vi voglio vedere quando uscirete dalla vasca bagnati come andate a spegnere. Comunque ognuno deve fare le sue scelte. Non vi proponiamo questa, non vi proponiamo la macchina semiprofessionale, vi proponiamo la macchina professionale, quella che ha la produzione dell'ozono, quella che ha la pressione regolabile, quella che ha il timer, quella che ha tutti i marchi di qualità e sicurezza, dal marchio MQ italiano al marchio IMQ, al marchio TUF tedesco, è tutta costruita a norme CE. Un anno di garanzia da un gruppo delle grandi aziende Lavoros, un anno di garanzia, soddisfatti o rimborsati. Guardate la possibilità di poterla anche appendere in bagno, perché è un bel elettrodomestico, è bello, è stato studiato, è stato fatto appositamente per poter stare in mostra. Non è una scatola da scarpe con un bottone sopra, stiamo parlando di tecnologia ed alto design. Lo si può mettere attaccato in bagno, oppure grazie ai suoi piccoli ingrombi lo potete riporre dappertutto. Ma il posto ideale dov'è? Nella vasca,
nella vasca dove c'è la nostra amica Cristina. Sì, ho capito, mi stanno dicendo che non ci è rimasto molto tempo. Ultime telefonate, approfittatene, guardate direttamente a casa vostra cosa potete fare. Immaginate nel posto di Cristina ci potete essere voi e approfittatene subito, perché ultime telefonate e ancora per un breve periodo questo prezzo. Un ciao a tutti, grazie Lauros, e ringrazierete tutti quando quest'estate in estate sarete orgogliosi del vostro corpo. Ciao! Bene, sempre qui con me Francesca Facchetti, relazioni esterne della CA del Bosco. Ecco, abbiamo parlato di donne e vino, e i giovani e il vino? Beh, i giovani, questa è una cosa molto bella, si stanno riavvicinando al vino. Infatti è interessante quante adesioni ci siano da parte di giovani, anche giovanissimi, a associazioni quali l'Arcigola, Slow Food, piuttosto che l'Associazione Italiana Sommelier, ovvero l'AIS. I giovani hanno voglia di capire il vino, abbandonano magari bevande, le cosiddette fizzy drinks, cioè bevande gassate, piuttosto che i superalcolici, e si avvicinano a questo mondo. Interessante anche il successo che stanno tornando ad avere vinerie piuttosto che osterie, questi locali veramente piacevoli dove spendere quattro chiacchiere davanti a un buon bicchiere di vino, magari una fetta di salame o di formaggio tipici. Il vino benissimo anche come regalo, come omaggio. Beh, senz'altro. Una cena in casa di amici, ci si può presentare con una bottiglia di vino. Adesso nell'occasione del Natale si può regalare magari una confezione di vini? Senz'altro, le bollicine sono apprezzatissime soprattutto nel periodo natalizio, è un peccato perché possono essere, come ho già avuto modo di dire prima, consumate tutto l'anno, possono essere piacevoli tutto l'anno. E il vino sì, è sempre un omaggio gradito, e non solo il vino, diciamolo, francese, anche il vino italiano sta dando ottima prova della propria qualità, per cui perché non regalarlo? Benissimo, è stato un piacere dunque conversare con la nostra ospite stamane, che ringrazio per essere intervenuta nel nostro salotto. Prima di lasciarvi a Roberto Tagliani con Aperitivo in Musica, vi voglio segnalare quest'oggi un nuovo appuntamento inserito in frullato. Esattamente verso le 13:15 parleremo di Photon Life. Beh, non vi voglio anticipare molto, però se fumate e state cercando il modo per diminuire questo desiderio di sigarette, allora seguite quanto Marcello Baldacchini quest'oggi avrà da dirvi, ripeto, alle 13:15 a Frullato, perché Photon Life insomma metterà a vostra disposizione un macchinario che potrà esservi veramente molto molto utile. Per cui linea ora a Roberto Tagliani con Aperitivo in Musica, per tanta musica, voglia di divertimento, voglia di allegria, e noi ci ritroveremo puntualmente alle 13 per continuare con il nostro programma. Grazie ancora a Francesca Facchetti per essere stata oggi qui con noi. Grazie a voi, buona giornata. A dopo. Amiche ed amici, un